Nell'estate del 2020 io e sorella Wang lavoravamo insieme alla produzione dei video. Io ero la caposquadra e distribuivo i compiti. Così ho assegnato i compiti facili a sorella Wang e quelli importanti a me. Pensavo di saper gestire quel tipo di mansioni, perché in passato le avevo sempre completate da sola. Avevo più pratica di Wang, quindi non ritenevo necessario coinvolgerla. Inoltre, se l'avessi fatto da sola, il merito sarebbe stato mio. E questo avrebbe messo in risalto le mie capacità e indotto ammirazione negli altri. Il carico di lavoro aumentava, pertanto ogni giorno dovevo fare gli straordinari. Vedevo sorella Wan andare a letto presto, mentre io facevo le ore piccole. La mattina mi svegliavo prima di lei e mi sentivo molto stanca. Non volevo che sorella Wan condividesse insieme a me quel fardello. Avevo sempre fatto da sola, se ora mi avesse aiutata, i fratelli avrebbero pensato che le mie capacità fossero scarse. Sarebbe stato imbarazzante. A volte mi dicevo che, con l'aiuto di sorella Wan, avrei avuto meno impegno e migliori risultati, piuttosto che facendo tutto quanto da sola. Sì. Ma il pensiero di dividere il merito con lei mi rendeva scontenta. Pensavo, non importa, lavorerò un po' di più e lo finirò. Così non ho mai permesso a sorella Wan di collaborare a quei compiti. Allora non riflettevo su me stessa, finché un giorno una sorella mi ha riferito che sorella Wan non portava un fardello nel suo dovere e mi ha chiesto di condividere con lei. Ho pensato, cos'ha a che fare con me questo problema di sorella Wan? Ho sempre tanto da fare e so che lei ha tempo, però io non le assegno nessun nuovo incarico e così non ha nulla da fare. Capivo vagamente che era un comportamento ingiusto e che se mi fossi occupata di quel compito da sola, alla fine avrei ritardato il lavoro della chiesa. È vero. Sì. Ma poi ho pensato di potercela fare con un po' di straordinario e ho continuato. La mia intenzione era sbagliata, ma non riuscivo a rinunciarci e questo mi addolorava. Così ho chiesto a Dio di guidarmi ad abbandonare le mie intenzioni sbagliate. Poi, durante i miei devozionali, ho visto un video della parola di Dio. Dio Onnipotente dice: sebbene i leader e i lavoratori abbiano dei collaboratori, così come chiunque svolga un qualsiasi dovere ne ha uno, gli anticristi si ritengono dotati di buona levatura e migliori delle persone comuni. Per cui le persone comuni non sarebbero degne di collaborare con loro e sarebbero tutte inferiori a loro. Questo è il motivo per cui agli anticristi piace comandare e non amano discutere le cose con nessun altro. Pensano che farlo li faccia apparire stupidi e incompetenti. Che tipo di punto di vista è questo? Di che tipo di indole si tratta? È un'indole arrogante? Pensano che collaborare e discutere con gli altri, porre loro domande e cercare da loro risposte, sia svilente e poco dignitoso, un affronto al loro amor proprio. E così, per proteggere questo amor proprio, non si concedono trasparenza in nulla di ciò che fanno, non ne parlano agli altri e tantomeno ne discutono con loro. Pensano che farlo equivalga a mostrarsi incompetenti, che chiedere sempre le opinioni degli altri significhi essere stupidi e incapaci di pensare da soli, che lavorare con gli altri per portare a termine un compito o per risolvere un problema li faccia apparire inutili. Non è forse questa la loro mentalità arrogante e assurda? Non è forse questa la loro indole corrotta? Possiedono un'arroganza e una presunzione fin troppo evidenti. Hanno perso la normale ragionevolezza umana e non hanno la testa del tutto a posto.
pensano sempre di possedere delle capacità, di poter fare le cose da soli e di non aver bisogno di coordinarsi con gli altri. Avendo un'indole così corrotta, non sono in grado di collaborare armoniosamente. Credono che lavorare con gli altri voglia dire affievolire e frammentare il loro potere, che quando il lavoro è condiviso con gli altri, il loro potere si indebolisca e non possano decidere autonomamente, e che ciò equivalga a una mancanza di potere reale, cosa che per loro costituisce una perdita enorme. E così, qualsiasi cosa accada loro, se sono convinti di comprenderla e di sapere come gestirla, allora non ne discuteranno con nessun altro, intenzionati a mantenerne il controllo. Preferiscono sbagliare piuttosto che informare altre persone. Preferiscono cadere in errore piuttosto che condividere il potere con qualcun altro. E preferiscono essere rimossi dall'incarico piuttosto che consentire ad altri di interferire nel loro lavoro. Ecco chi sono gli anticristi. Preferiscono danneggiare gli interessi della casa di Dio e metterli a rischio, piuttosto che condividere il loro potere con qualcun altro. Pensano che, quando svolgono un lavoro o si occupano di qualche questione, fin tanto che comprendono alcune dottrine e sono capaci di sbrigarsela da soli, allora non hanno bisogno di collaborare con nessun altro. Pensano che il lavoro debba essere eseguito e portato a termine autonomamente e che solo questo li renda competenti. Questo punto di vista è corretto? Non sanno che, se violano i principi, allora non stanno adempiendo ai loro doveri. Quindi non sono in grado di portare a termine l'incarico di Dio e si limitano a prestare servizio. Invece di cercare i principi della verità nell'adempimento del loro dovere, esercitano potere secondo i loro pensieri e le loro intenzioni. Si mettono in mostra e si pavoneggiano. Non importa chi sia il loro collaboratore o cosa facciano. Non vogliono mai discutere le cose, vogliono sempre agire da soli e avere l'ultima parola. Chiaramente, giocano con il potere e se ne servono per i loro scopi. Tutti gli anticristi amano il potere e, quando godono di prestigio, vogliono ancora più potere. Quando possiedono il potere, gli anticristi sono inclini a mettersi in mostra, a pavoneggiarsi e a distinguersi dalla massa. È in questo modo che gli anticristi sono ossessionati dal potere e dal prestigio, e non vi rinuncerebbero mai e poi mai. Amen. 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 Dalla parola di Dio ho visto che gli anticristi hanno un'indole arrogante e non collaborano. Sono convinti che se condividono il lavoro con gli altri, sembreranno incompetenti, perderanno del potere e non saranno ammirati. Preferiscono compromettere il lavoro della Chiesa piuttosto che condividere il lavoro con gli altri. Esatto. Sì. Mi sono resa conto di fare lo stesso. Non volevo che sorella Wan prendesse parte con me ai miei compiti perché temevo che questo avrebbe potuto danneggiare la mia immagine. Così ho fatto tutto da sola. Col risultato che ero esausta e il lavoro è stato ritardato. Ero davvero arrogante e irragionevole. Qualunque sia il lavoro che si svolge, nella casa di Dio nessuno può farlo da solo. Tutti hanno bisogno di aiuto e i fratelli devono lavorare insieme in armonia per portarlo a termine. Perché nessuno è perfetto. A prescindere da levatura, doni e talenti, tutti abbiamo difetti e carenze. E dobbiamo saper collaborare con gli altri per svolgere davvero bene i nostri doveri. Sì. Ma io ero così arrogante. Ero troppo ambiziosa. Volevo tutto il merito e l'ammirazione altrui. Così non collaboravo con nessuno. Ritardavo il lavoro della Chiesa piuttosto che permettere agli altri di interferire.
Svolgendo il mio dovere in quel modo, non accumulavo buone azioni. Compivo il male. Rendermene conto mi ha rattristata. Così ho pregato davanti a Dio. Dio, sono troppo arrogante e priva di umanità e ragione. Non voglio seguire la mia indole corrotta. Voglio pentirmi. Ti prego di guidarmi a conoscere me stessa. Un giorno, cercando brani della parola di Dio pertinente al mio stato, ho trovato questo. In quale modo si compie bene il proprio dovere? Bisogna farlo con tutto il cuore e con tutta l'energia. Cioè dedicare ogni pensiero all'adempimento del dovere senza distrarsi. E poi utilizzare l'energia che si ha, esercitare la totalità del proprio potere e fare buon uso dei propri doni, delle forze, della levatura e di ciò che si è compreso. Se sai comprendere, sei ricettivo e hai una buona idea, devi comunicarla agli altri. Questo è collaborare in armonia. Così svolgerai bene il tuo dovere e otterrai un rendimento soddisfacente. Se vuoi assumerti da solo tutto il fardello, mettendoti in mostra al posto degli altri, stai forse compiendo il tuo dovere? Il tuo comportamento si definisce autocrazia. È una farsa, è satanico, non è l'adempimento del tuo dovere. Nessuno, qualsiasi forza, dono o talento speciale abbia, può farsi carico di tutto il lavoro da solo. Per svolgere bene il lavoro della Chiesa, deve imparare la collaborazione armoniosa. Ecco perché essa rappresenta un principio di pratica del dovere. Fin tanto che ci metti tutto il tuo cuore, la tua energia e la tua lealtà, e offri tutto ciò di cui sei capace, stai compiendo bene il tuo dovere. Se hai un pensiero o un'idea, non tenerteli per te e non cercare di nasconderli. Invece, devi condividerli e inoltre devi ascoltare le loro opinioni. Se un'idea è giusta, deve essere accolta. Questo è compiere lealmente il tuo dovere. Fai così e avrai collaborazioni armoniose. Nel tuo dovere non devi farti carico di tutto, né lavorare fino a sfinirti o essere l'unico fiore sbocciato o un cane sciolto. Impara a collaborare bene con gli altri e a fare tutto ciò che puoi adempiendo le tue responsabilità. Questo è compiere il tuo dovere. Impiegare tutto il potere e la luce di cui disponi per ottenere un risultato. È sufficiente questo. Non cercare di metterti in mostra o di dire cose altisonanti e non essere ostile con gli altri. Concentrati di più sui loro consigli e sullo scoprirne i punti di forza. In tal modo, collaborare in armonia è facile. Se cerchi di metterti in mostra e di avere l'ultima parola, non stai collaborando in armonia. Che cosa stai facendo? Stai creando disturbo e indebolisci gli altri. Questo è interpretare il ruolo di Satana, non è compiere il proprio dovere. Se crei sempre disturbo e indebolisci gli altri, per quanti sforzi tu compia o quanta premura tu abbia, Dio non se ne ricorderà. Amen. Amen. Riflettendo su queste parole, ho provato vergogna. La parola di Dio rivelava il mio stato. Per mettermi in mostra, affermarmi ed essere ammirata, ho voluto occuparmi della produzione dei video senza sorella Wan. Se Wan fosse stata coinvolta, mi avrebbe tolto ogni merito. Nessuno mi avrebbe ammirata. Come avrei fatto a distinguermi? Credevo di rimetterci. Sapevo che il carico di lavoro sui video era impegnativo, che da sola avrei causato dei ritardi, che coinvolgendo la sorella il lavoro sarebbe stato più veloce e migliore. E sapevo anche che la maggior parte del lavoro del gruppo era nelle mie mani, che la sorella non aveva lavoro e il suo stato ne risentiva. Ma non ho comunque condiviso il fardello con lei. Volevo occuparmi di svolgere il lavoro da sola, sia per dare un contributo rilevante, sia per dimostrare che avevo buone capacità. Ho capito che pensavo sempre alla mia immagine e al mio prestigio. Non mi curavo del lavoro della Chiesa né dei sentimenti di Wan. Ero priva di coscienza e umanità. Esteriormente mi svegliavo presto e lavoravo sodo. Sembravo soffrire e pagare un prezzo. Ma in realtà
Mi impegnavo in imprese personali e soddisfacevo le mie ambizioni. Non stavo compiendo il mio dovere di essere creato. Intralciavo il lavoro della Chiesa con vari pretesti e commettevo il male. E percorrevo il cammino di un anticristo. Poi ho trovato altre parole di Dio, guardiamole in questo video. Mm-hmm. Dio Onnipotente dice: quando Dio richiede alle persone di svolgere adeguatamente il loro dovere, non sta chiedendo loro di portare a termine un certo numero di compiti o di realizzare grandi progetti, e nemmeno ha bisogno che compiano grandi imprese. Ciò che Dio vuole è che le persone sappiano fare tutto ciò che possono in maniera concreta e vivano secondo le sue parole. A Dio non serve che tu sia grande od onorevole, né che tu compia miracoli, e nemmeno vuole vedere in te piacevoli sorprese. Non gli serve nulla di tutto questo. Dio ha solamente bisogno che tu pratichi seriamente secondo le sue parole. Quando ascolti le parole di Dio, fa ciò che hai capito. Esegui ciò che hai compreso, ricorda ciò che hai sentito e poi, quando arriva il momento di praticare, fallo in conformità alle parole di Dio, in modo che esse possano diventare la tua vita, le tue realtà, ciò che vivi. In tal modo Dio sarà soddisfatto. Tu cerchi sempre la grandezza, la nobiltà e il prestigio. Cerchi sempre l'esaltazione. Che cosa pensa Dio quando vede queste cose? Le aborrisce e sarà lontano da te. Più tu persegui cose come la grandezza, la nobiltà e il fatto di essere superiore agli altri, di distinguerti, di essere eminente e degno di nota, più Dio ti trova disgustoso. Se non rifletti su te stesso e non ti penti, allora Dio ti disprezzerà e ti abbandonerà. Assicurati di non essere qualcuno che Dio trova disgustoso. Sii una persona che Dio ama. Quindi, come si può ottenere l'amore di Dio? Accogliendo la verità con obbedienza, rimanendo nella posizione di un essere creato, agendo in conformità alla parola di Dio con i piedi per terra, compiendo adeguatamente i propri doveri, cercando di essere una persona onesta e vivendo la sembianza di un vero essere umano. È sufficiente questo. Dio ne sarà soddisfatto. Le persone devono assicurarsi di non avere ambizioni e di non nutrire sogni inutili, di non cercare fama, guadagni e prestigio e di non distinguersi dalla massa. Inoltre, non devono tentare di essere grandi persone o superuomini, individui superiori agli altri e che si fanno adorare da loro. Questo è il desiderio dell'umanità corrotta ed è il cammino di Satana. Dio non salva simili persone. Se le persone perseguono ininterrottamente la fama, i guadagni e il prestigio e rifiutano di pentirsi, allora non c'è cura per loro e avranno un unico esito: essere scacciate. Qual è il parametro in base al quale le azioni di una persona vengono giudicate buone o cattive? Dipende dal fatto che una persona, nei suoi pensieri, nelle sue espressioni e nelle sue azioni, possieda oppure no la prova di aver messo in pratica la verità e di vivere la realtà della verità. Se non hai questa realtà o non la vivi, sei senza dubbio un malfattore. Dio come vede i malfattori? I tuoi pensieri e i tuoi atti esteriori non rendono testimonianza per Dio, né svergognano Satana, né lo sconfiggono. Invece,
svergognano Dio e sono cosparsi di segni che fanno vergognare Dio. Non stai testimoniando Dio, né ti adoperi per Lui, né adempi alle tue responsabilità e ai tuoi obblighi verso Dio. Invece, agisci nel tuo interesse. Cosa significa nel tuo interesse? Se vogliamo essere precisi, significa nell'interesse di Satana. Pertanto, alla fine, Dio dirà: allontanatevi da me, malfattori. Agli occhi di Dio, tu non hai compiuto buone azioni. Anzi, il tuo comportamento è diventato malvagio e non solo non otterrà l'approvazione di Dio, ma verrà anche condannato. Cosa cerca di ottenere qualcuno con una simile fede in Dio? In definitiva, una fede di questo tipo non risulterebbe inutile? Amen. Amen. Dalle parole di Dio ho capito la sua volontà. Le richieste di Dio per l'uomo sono semplici. Dio non ha bisogno di persone che facciano cose eclatanti o che compiano molte gesta, né ci chiede di essere eccezionali. Vuole solo che occupiamo la posizione di esseri creati, compiamo i doveri al meglio, perseguiamo la verità e viviamo secondo la sua parola. È vero. Inoltre Dio valuta se siamo qualificati per svolgere i nostri compiti, non in base a quanto otteniamo o all'entità del nostro contributo, ma al fatto che le nostre motivazioni nell'agire tengano conto della volontà di Dio e che facciamo del nostro meglio. Solo quando abbiamo le giuste motivazioni possiamo rendere testimonianza nel nostro dovere. Quando si compie un dovere solo per soddisfare le proprie ambizioni, per quanti sforzi si facciano o per quale contributo si dia, alla fine si verrà disprezzati e scacciati da Dio. Sì. Giusto. Presupposti e intenzioni nell'agire sono importanti. Solo quando abbiamo la giusta intenzione possiamo ottenere la guida dello Spirito Santo e l'approvazione di Dio. Sì. Ho visto che volevo sempre avere tutto il merito nel mio dovere. La mia indole arrogante mi ha portata a voler fare da sola. Ho lavorato fino allo sfinimento per destare l'ammirazione altrui. Nessuno dei miei sforzi era volto a soddisfare Dio, ma solo a soddisfare i miei desideri personali. Se anche mi impegnavo, soffrivo molto, ottenevo risultati e suscitavo l'approvazione degli altri. Che senso aveva? Non era compiere il mio dovere in modo degno e non significava che avessi l'approvazione di Dio. Alla fine, avendo intrapreso la strada sbagliata, agito secondo la mia indole satanica e avendo intralciato il lavoro della Chiesa, sarei stata ripudiata da Dio. Sì. Esatto. Ho anche considerato che collaborare con sorella Wan avrebbe compensato le mie mancanze. Lei si concentrava sull'apprendimento, studiava e progrediva rapidamente. Io invece non lo facevo, mi affidavo soprattutto alla mia esperienza. Anche se svolgevo quel compito da tanto, le mie capacità non erano migliorate molto. Inoltre, i pensieri di una persona non sono mai perfetti, ma limitati. Chi ha consapevolezza di sé sa farsi da parte e collaborare con gli altri per fare bene, così noi tutti dovremmo praticare. Questa è la ragionevolezza che dovremmo avere. Esattamente. Giusto. Ma io, arrogante e presuntuosa, bramavo il prestigio. Non volevo abbandonare i miei interessi. Questo ha influito sul progresso e sui risultati del lavoro. Se avessi collaborato con quella sorella, aiutandoci a vicenda, i risultati e il progresso del lavoro sarebbero stati molto migliori. Più riflettevo, più vedevo che ero troppo arrogante e priva di umanità, e più mi pentivo delle mie azioni. Non volevo compiere il mio dovere con quelle intenzioni. Ho pregato davanti a Dio. Dio, sono sempre ambiziosa nel mio dovere e agisco per la fama e il prestigio. Non voglio più continuare così. Desidero pentirmi, rinunciare alle mie intenzioni sbagliate e lavorare in armonia per compiere bene il mio dovere. Amen. Il mattino seguente ho letto queste parole di Dio. Chi sa praticare la verità riesce ad accettare l'esame di Dio nelle cose,
Quando accetti l'esame di Dio, il tuo cuore è sulla strada giusta. Se agisci solo perché gli altri lo vedano e vuoi sempre ammirazione, però non accetti l'esame di Dio, hai ancora Dio nel tuo cuore? Le persone così non hanno riverenza verso Dio. Non agire sempre per te stesso e i tuoi interessi e non preoccuparti degli interessi degli uomini, non pensare affatto all'orgoglio, alla reputazione o al prestigio. Devi fare degli interessi della casa di Dio la tua priorità. Tieni conto della volontà di Dio e rifletti se tu sia stato o meno impuro nel tuo dovere, se tu sia stato leale e responsabile, dando tutto te stesso. E se tu abbia riflettuto sul tuo dovere e sul lavoro della Chiesa, devi considerare queste cose. Comprendile e ti sarà più facile svolgere bene il tuo dovere. Se hai scarsa levatura ed esperienza o poca competenza nel lavoro, potrebbero emergere alcuni errori, manchevolezze e scarsi risultati, ma ti sarai adoperato al meglio. In tutto ciò che fai non soddisfi i tuoi desideri egoistici o le tue preferenze. Dedichi considerazione al lavoro e agli interessi della Chiesa. Anche se non fai bene il tuo dovere, il tuo cuore è stato corretto. E se sai ricercare la verità per risolvere i problemi nel tuo dovere, allora il tuo dovere sarà all'altezza dei requisiti ed entrerai nella realtà della verità. Questo è rendere testimonianza. Amen. Amen. Riflettendo sulle parole di Dio, ho trovato una via di pratica. Per compiere un dovere, bisogna rinunciare ai propri interessi in favore degli interessi della Chiesa. Anche se la propria immagine o il prestigio ne risentono, quello che conta è proteggere il lavoro della Chiesa e svolgere il proprio dovere. Sì. Giusto. Capita la sua volontà, ero motivata a praticare la verità e non badavo più a quello che gli altri pensavano di me. Mi interessava solo compiere bene il mio dovere e soddisfare Dio. Lode a Dio. Dio sia lodato. Così ho condiviso con sorella Wan alcuni dei miei compiti e lei ha accettato subito. In breve tempo, il suo stato è cambiato radicalmente. Non era più inattiva. E siamo riuscite a smaltire il lavoro arretrato. Mi sentivo molto a mio agio. Ho compreso quanto sia bello praticare la verità e collaborare in armonia. È meraviglioso. Lode a Dio. Quando collaboriamo, abbandonando i nostri interessi, godiamo della guida e della benedizione di Dio. Sì. Un po' di tempo dopo ci è stato assegnato un compito diverso dal solito. In quel momento ho involontariamente pensato: se faccio questo nuovo lavoro da sola, non dovrò dividere il merito. Con le mie capacità posso farcela da sola e non serve coinvolgere Wan. Sembrerei un incompetente se prendesse parte anche lei in questo caso. I miei fratelli riderebbero di me. In virtù di questo, volevo occuparmi di quel compito per conto mio. Allora ho capito che le mie intenzioni erano sbagliate. Stavo di nuovo agendo per i miei interessi. Ho ricordato le parole di Dio. Se in cuor tuo sei ancora ossessionato dal prestigio, preoccupato di metterti in mostra ed essere ammirato, allora non stai perseguendo la verità e percorri la strada sbagliata. Ciò che persegui non è la verità né la vita, ma le cose che ami, ossia prestigio e fama. Le tue azioni non avranno attinenza con la verità, verranno annoverate come malefatte e come un mero servizio. Amen. La parola di Dio mi ha aperto gli occhi. Mi comporto sempre da vera egoista. Sono meschina ed egocentrica. Mi odiavo per la mia corruzione e volevo abbandonare le mie intenzioni e praticare la verità. Così ho chiesto a sorella Wan di collaborare con me a quel nuovo lavoro. Da allora, quando è il momento di assegnare i compiti, mi consulto sempre con sorella Wan e chiedo la sua opinione. E quando voglio fare da sola per prendermi il merito, rinuncio consapevolmente a me stessa e, in base alle esigenze, assegno i compiti a sorella Wan. Praticando in questo modo, mi sento in pace e a mio agio. Lodi a Dio. Dio sia lodato. Questa esperienza mi ha mostrato la mia arrogante ambizione e la mia indole satanica. E che un'armoniosa collaborazione è cruciale per compiere bene il mio dovere. È impossibile far bene il proprio dovere da soli. Giusto. Solo collaborando armoniosamente riceviamo le benedizioni di Dio e la guida dello Spirito Santo. È vero, lode a Dio.